Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di L'SOP. Bene, sono qua dove c'era lo shortcut, non mi sono ancora riposato perché volevo finire un attimo di vedere com'era la situazione qua, perché sicuramente c'è qualcos'altro da prendere e vorrei vedere dove. Vediamo se è qui possibile andare. No, col cazzo mi ha risposto, mi fa tanto piacere. Oh, porca vacca. Dovrebbe esserci una scala che dove c'è lo shortcut che non ho visto perché sono mezzo ciecato, come di solito, dunque lo shortcut era qua e dovrebbe esserci qui una scala. Una scala, eccola qua la scala. Grazie a questo possiamo accedere a un vendor e a una cassa. Benissimo, signor Baulo, salve. Cosa mi dà? Oh, interessante per il nostro, le modifiche. Salve, signor. But you, you're new. I do love a bit of commerce, but the bosses are really strict about who I'm allowed to sell to. Are you with the Black Rabbit Brotherhood? Oh, okay, glielo mostriamo. I can't tell what's real and what's fake, to be honest. Ah, my job is selling stuff, not detecting forgeries. If it's fake, you'll be the one to get punished, not me. Beh. Acquista, vediamo un pochino. Interessante questi da tirare. Le seghe sono sempre da tirare. Tutta roba da tirare che, per carità, buona. Questo ci aveva salvato la vita, ma adesso non ho tutti questi soldi. Certo che ha tutta roba da tirare lui. E questa per i buff. Va bene, però gli volevo un'arma, perfetto. Lama della spada curva dei rovi. Tecnica C. Peccato. Un vero peccato, però la prendiamo perché le armi le prendiamo e prendiamo anche il disco. Cazzo, se costava. E questo cos'è? Cartuccia della arc, della scossa arc. Questo qui è uno di quei che ci servono. Altro per il momento no, perché sono tra questi qua. Erano questi, sì, questi qua. No, questa è l'arma consumabile. Voglio capire cosa fosse tra parte di difesa. Ok, ecco, adesso mi veniva in mente. Benissimo, io penso di aver un sacco di roba. Vabbè, questi sono, potrei venderli per fare effettivamente soldi, però così non possiamo più livellare. Però è tutta roba che ci serviva. Allora, adesso c'è il boss, però mi vado a rigenerare, prima volevo vedere un po' di cose, perché non avevo mica finito di prendere la roba, quindi volevo un attimo esplorarle, prima di andare lì, tanto è due passi, vediamo se c'è qualcosa da prendere, vediamo un po', qui dovrebbe essere dove siamo venuti, vero? Dovrebbe essere dove siamo venuti. Sì, perché c'è la gente morta. Quindi escludiamo questa strada, prendiamo l'altra che ci porterà al boss. Però prima volevo vedere se ho lasciato indietro qualcosa. Ovviamente, sicuramente sarà sì. Quindi guardiamo bene tutto quanto. Andiamo su. Perfetto. E qui ci porterà al boss. C'è qualcuno che ci segue? No. Ok, vado a rigenerarmi. Vabbè, basta far così. Così sono a posto. Ultimo standing. E così almeno arriviamo al boss, che siamo messi abbastanza bene, dai. Adesso forse dovrò riaffrontare quell'animale là, ma vedo se riesco a lasciarlo. E così andiamo al boss. Perfetto. Sono contento perché prendere tutte le armi è uno degli obiettivi, quindi insomma ci serviva sicuramente prenderle. E infatti è ancora qui. Però se io facessi così, da qui sono venuto. Adesso non ti devo ricordare. No, questa è la parte nuova, a meno che non ci segua qualcuno. La signora, salve signora. Piacevole sorpresa vederla. What up? Scialeppa. Eccoci qua, ecco che è andata. A meno che non venga anche il signoro, dovremmo essere a cavallo. Perfetto. Andiamo giù. Andiamo a affrontare il boss. Looking good. Who'd have thought we'd make it this far? You've got all kinds of skills. Hey! Everything went smooth as silk. And you know me, I don't impress easy. Sure, but I gotta ask. You really gonna take on the Black Rabbit Brotherhood by yourself? Tutto qua? Mi aspettavo qualcosa di diverso. Ok.
Allora, ci provo a farlo. Probabilmente ci morirò una volta. Voglio vedere un po' com'è. Poi dopo chiedo l'aiuto alla seconda volta se non ci riesco, perché voglio anche un po' capirlo. Comunque, questa è una, più che altro una guida, una run di guida, non una run di quelle che vado, insomma, mi studio tutto quanto, perché più che altro per farvi vedere tutti gli obiettivi. Sicuramente farò un New Game Plus o un altro New Game con un altro personaggio e dopo lì farò senza aiuti, senza problemi. Adesso questo più che altro è per farvi vedere tutti gli obiettivi, per fare una run abbastanza veloce, perché visto che ne farò un'altra, non sto a perderci troppo tempo, tutto qua. Cazzo. Ma quanti sono? Ora scemo. Ora scemo sono io se gioco. Ok. Fai un po' troppi attacchi, sai? Ok, sono un po' affamato di stamina. Allora, questo si fa sicuramente con i parry bene. No, che lo faccio. Niente, scusate, colpa mia. Riesci a curarti, certe volte non prende l'interazione. Ok. Ok, un attimo solo. Lo devo studiare un attimo. Ok. Questi attacchi caricati che ci mette 30 anni per farli fanno venire un nervoso. Ok. E niente. Ok, questo si fa quasi tutto di pelle, ho già capito. Va bene, dai, non è, sembra difficile, che non sono arrivato neanche alla seconda fase, adesso non ci perdo tempo, provo a evocare e vediamo cosa cambia, però sembra abbastanza tutto di pelle per il momento. Andiamo pure. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Thank you.
So this is Geppetto's puppet, huh? Gotta admit, he knows what he's doing. Fantastico. Bene, ce l'abbiamo fatta. Non era difficilissimo, solo che lì era un po' un butta su generale, erano tutti molto veloci. E siccome io faccio poco danno, ma sono molto veloce, ho un po' deficitato. Però dai, ce l'abbiamo fatta. Questo è l'importante. Attiviamo la... questo coso. Perfetto. E andiamo avanti. 13.000, forse un livello lo faccio. Ok, adesso ci sono un po' di cose da prendere, andiamo pure. Un item qua, perfetto. Un po' di lore. Poi dobbiamo andare qua, che c'è da prendere qualcosina. No, non è qua, scusate, ho sbagliato, come al solito. Ci si pensali, ti sbaglio sempre. Allora, si è detto il bancone, che c'è da prendere una cassa, un baulo. Ottico. Quarzo, che questo dopo lo dobbiamo usare dal signoro Geppetto. Poi vediamo qua, dovrebbe prendersi un quadro. Hey, check this out. Looks like you, sorta. From a certain angle. You know, if you squint. No, I'm just kidding. No, it looks exactly like you. I mean, you see it, right? With the nose and the... right? E abbiamo preso quadro. Poi dovrebbe esserci un'altra cosa. Fatemi vedere un attico, esplorare bene, questo è importante, di sopra, ok, perfetto, ottimissimo, perfetto, altre cose, perfetto, adesso andiamo giù, dobbiamo fare un sacco di cose, ma proprio tante, eh. Allora, adesso dobbiamo andare a utilizzare la chiave che ci ha dato al telefono, per fare una cosa interessante. Andiamo all'ultimo Stargazer. Vabbè che era qua fuori. Vabbè, comunque sia, ci dobbiamo teletrasportare alla cappella, perché c'è una stanza che noi possiamo aprire grazie a questa chiave, che non ci siamo ancora andati neanche a vedere dove sia, quindi ti faccio vedere. Prendiamo qua. Teletrasporta al capitolo precedente, cappella, grazie. È un po' lunga la strada, quindi guardate, cercherò di fare il possibile per non morire, perché c'è da fare un po' di salti. Lo sapete che quando vedo un buco cosa succede? Mi ci infilo dentro, di qualsiasi natura sia, nel senso nel gioco. E quindi andiamo di qua, facciamo questa strada, puliamo, se volete pulire io pulirò. Andiamo di qua, scendiamo. Perfetto. Di qua. Di qua. Scendiamo. Scendi, grazie. C'è da fare un po' di su e giù, eh. Bisogna arrivare dove c'è la palla. Vi ricordate la palla che rotolava? Perché lì vicino c'è una scala. E quindi...
un bel casino, insomma. Ok, vogliamo un attimo, adesso dovremmo essere un pochino più forti di prima, ma neanche tanto. Adesso livellerò appena posso, vediamo un po'. Sì, signor, non prendere maroni, ok. Poi vediamo se c'è da tirare questo, così andiamo nelle palle. Ogni butta sorpresa. E dovrebbe essere un altro di qua. Perfetto. Ok, fatto. Andiamo di sopra. Stiamo molto attenti. Ok, andiamo. Detto che faccio 100%, cerco, sto informandomi, sto guardando guide tedesche e francesi di tutte le lingue possibili immaginare per riuscire a, a trovare le guide complete, perché ce ne sono o guide agli obiettivi o guide a, alle armi, non c'è una guida vera e propria che c'è tutto quanto, quindi sto cercando di raccimolare un po' di cose per riuscire a... Salve. Ok. Perfetto. Saliamo qua. Ok. Sono in deperimento, lo so, però preferivo non rischiare la pelle. Poi ci curiamo un secondo. Tanto comunque non era tutto. Allora dobbiamo andare qua. Ok, il deperimento è finito. Andate in pace, no, quella era messa. Ok. Perfetto. Adesso mi è esploso in faccia. Signore, non è educato. Allora, salve. Lei potrebbe gentilmente cadere giù, grazie. Allora, dobbiamo stare attenti perché dobbiamo andare là. Con molta calma. Ok, aspettiamo che sia il momento giusto. Era quello il momento giusto. È un po' come che mi ha gusto, insomma. Ok. Ok, signore, salve. Vabbè, se qualcuno insiste. Perfetto. Adesso andiamo giù qua, con molta calma. Eccoci qua. Scendiamo. Adesso dobbiamo andare di qua. E di qua. Perfetto. Cerchiamo di ammazzare tutti quelli che rompono le palle. Ce n'è un'altra. Salve signora. Oh porca vacca, non me ne ero accorto che la mia arma si era mezza sbagatata. Vediamo di far così. Ok, adesso dobbiamo andare esattamente di qua. Perfetto. Tagliamo. Chi era? Ah, la palla. Mi ce ne ho un po' agitato. Allora, dobbiamo andare di qua. Perfetto. Ottimo. Dobbiamo aprire questa porta. Vedete, abbiamo usato la chiave della Trinità. Ottimo. E finalmente possiamo guardare qui. Ok. Guardare qui. Perfetto. E aprire qua. Ottimo. Perfetto, sono contento, vi ho fatto vedere anche questo. Amuleto del gatto nero e abbigliamento da caccia dello spazzino. Vediamo questo abbigliamento da caccia, ma che è meglio. Abbigliamento da caccia dello spazzino è questo qua. Beh, non è proprio il mio preferito, però adesso l'abbiamo trovato, lo mettiamo. E amuleto, vediamo un po' l'amuleto. No, di qua, grazie. Vi fai vedere qual è. Lo devo trovare. Insomma, dello spazzino, qualcosa del genere. Volete del burattino, del danzatore, del maestro di spada, del portatore, del gatto nero, ecco qui. Riduce danni. Ah, il classico del gatto, insomma, di Dark Souls, di Elden Ring, eccetera, e così vi dicendo. Beh, non sarebbe male, perché comunque i danni da caduta sono abbastanza prepotenti qua. Comunque sia, quando dovremo fare un salto particolare, mi ricorderò di equipaggiarlo, sicuramente no. Ok, adesso dobbiamo fare diverse cose. Dunque, ci torniamo allo hotel. Dobbiamo andare da Geppetto a dargli il quadro. Poi dobbiamo andare, mi sembra, da Polendina. Adesso ci... no, da Polendina, no, maggiordomo. Adesso comunque vi dico. Adesso prima facciamo le cose per gradi. Ok. E lì sopra. Salve signora, dopo vengo anche da lei. Non si preoccupi. Andiamo su, andiamo da Geppettino. Ok, dovrebbe essere qua, esatto. E vediamo il quadro. You're back.
The Malam district was a... But with the Black Rabbit Brotherhood out of the picture, we can focus elsewhere. And why not strike at the root of the problem? The King of Puppets' lair is on Rosa Isabel Street. Perhaps the puppet frenzy will come to an end if we can take down their king. Go to Antonia and get the key to Rosa Isabel Street. I already let her know you'll be coming by. I always remember these favors you've done for me. Though it pains me to send someone so precious into such peril. This portrait... I remember it fondly. I thought it was lost forever. I had no idea the Black Rabbit Brotherhood had stolen it. To think that you have brought it back to me. Forgive a foolish old man his memories. Memories of a happier time, my son. I know just where to hang it in the hotel. Oh beh, grazie della pausa. Quindi esamina, non puoi usare in questo momento, posso anche usarlo. Va bene, fatto ciò, vediamo se ha alcune altre linee di dialogo. The city of Crod. Ask me any questions and I'll... No, non c'è niente, perfetto. Andiamo all'organo P, vediamo cosa possiamo usare finalmente per ampliare il nostro repertorio. Vediamo un po'. Oddio, calma, vediamo un po' qua. Schivata, questo non serve male quando mi buttano per terra, che posso alzarmi. Penso sia una cosa. Anche lì qui. Allora, fatti vedere bene. Guardo e vi dico, dai. Allora, sono due che mi interessano. Uno è questo, e l'altro è questo qua che aumenta il tempo. Però, diciamo, a livello di combattimento, questo è quello che mi torna più utile prima. E quindi farei questo: schivata ascendente. Poi mettiamo lo slot e vediamo quale controllo vi dico. Aumenta la durata degli effetti di molla speciale, che questa qui quando la usiamo potrebbe essere utile. Quindi lo faccio. Perfetto. Poi andiamo sotto e vediamo. Penso che però questo migliora lo sbilanciamento degli attacchi caricati. Perfetto. E così siamo a... che possiamo... Oh, mi è sbloccato la fotita, che cosa carina. Benissimo, possiamo anche andare avanti adesso. Vediamo un po'. Perfetto. Poi ci dirigiamo di sotto. Andiamo un po' di qua. E vediamo se si può interagire con qualcuno, insomma. Welcome to Hotel Crod. Niente, questo non dà niente. Poi vediamo il signore qua. At the house of Anini, even. Chiedi niente, le valutazioni di nulla. Vediamo se ci può parlare con lui. I always welcome friend. Niente, perfetto, meglio così. Vediamo con lei. I know my way around a weapon. Vediamo un po' se altre impugnatura possiamo farlo. Adesso la tecnica ancora purtroppo ci è andata male. Va bene, io andrei via. E l'unica cosa rimasta da fare, il cane, per vedere se si può prendere un'arma. E quindi andiamo a cercare il cane. Vediamo un po', dovrebbe essere di qua. Vediamo cosa ci dà, visto che abbiamo fatto un boss, ok. A great weapon calls for a great warrior. Show me that you're worthy to wield it. Acquista. Non c'è niente? No, perché effettivamente non ce l'ha dato l'ergo, adesso che ci penso. Non l'ho visto nella boss fight che ci sia stato l'ergo. Peccato, era una boss fight, ma evidentemente non di quelle che ce lo rilascia. Bene, direi che abbiamo fatto tutto, a parte livellare, che posso... chiedere alla signorina qua se mi aumenta leggermente. Perfetto. I'll use my power to... aumentiamo e vediamo un po' cosa mettere. Allora, vediamo, giusto per vedere, due punti mi dà 6 in più, che non sarebbe male, anche perché mi servirebbe un po' per migliorare, perché presto userò l'altra di arma, quindi potrei provare. Poi mancano 600. Vediamo un po', 600, cosa posso fare, uno di questi, e uno di questi perché non si sa mai, perché io non so contare. Vediamo,
Ok, devo mettere anche la capacità, però per il momento mettiamo qua, così almeno abbiamo aumentato di un bel po'. Quando metterò l'altra arma, che vorrei incominciare anche a usarla, adesso lo vado a provare off camera. Se mi piace la metto e la potenzio dalla signorina, che posso potenziare diciamo a due livelli. Poi appena potremo fare la scaling la mettiamo a S, così ci fa molto di più. Bene ragazzi, come al solito vi invito, se lo like e commento se piace, sai, e fammi sapere cosa ne pensate. Per il momento vi do assolutamente la sigla. Ciao ciao.